Sto parlando di un marito. Un marito con cui potrò essere felice, con cui vivere e crescere i figli. Padre, vi supplico. E come mia figlia maggiore, devi sposarti per prima. Ho pensato a Guglielmo Lynch. Ma io l'ho appena conosciuto. Maria, ho fatto una promessa a tuo padre quando eri ancora una bambina. Gli ho giurato che avrei sempre vegliato su di te. E so di averlo fatto finora. Padre, io lo so che voi pensate alla mia felicità e al mio futuro. So che voi credete di fare il mio bene. Però io non amo quel giovanotto. L'ho conosciuto stasera e abbiamo parlato un po'. È un giovanotto molto garbato. Però abbiamo un diverso modo di pensare, padre. No. Maria, il fatto è che tu non sei abituata a trattare con gli estranei. Ed è per colpa mia. Io ti ho tenuta per molto tempo lontana dal mondo. Per anni sei stata quasi una reclusa. Tu e tua sorella avete avuto contatti soltanto con noi. Però con il passare del tempo, quando ti sentirai più a tuo agio qui a Santa Maria, quando ti sarai abituata, beh, cambierai il tuo modo di pensare. Che succede? Non ti fidi più di tuo padre? Per caso in qualche occasione ti ho domandato qualcosa che non fosse di tuo gradimento? O che non fosse per il tuo bene? Non credi più alla mia parola? Sì. Sì, credo alla vostra parola, padre. Però il matrimonio... Il matrimonio, tesoro mio, è l'unico destino possibile per una donna, credimi. Ed è dovere di un padre fare in modo di assicurare a una figlia le migliori opportunità. Ho riflettuto a lungo, Maria. E sono sicuro che Guglielmo Lynch sia l'uomo adatto a te. Devi avere fiducia nelle mie decisioni, perché io ti voglio bene. È la vostra decisione. E io la rispetto. Ma vorrei dirvi che... No, Maria, non devi dire niente. Ora sei sorpresa da tutte queste novità, posso capire. Figlia mia, ti prometto che sarai felice, come lo sono stato io. Mia piccola Maria. Vittoria, l'ha deciso tuo padre. È stato lui a deciderlo. Lui e con quale diritto? È suo padre. Però lui non dovrà passare tutta la vita accanto a un uomo che ha conosciuto soltanto stasera. E nemmeno tu, Vittoria. E poi Guglielmo è una brava persona. E questo chi me lo può assicurare? Voi forse me lo potreste giurare? Vittoria, basta. Basta con le scenate. Credo che per te sia arrivato il momento di apprendere che la vita non è solo andare a cavallo dalla mattina alla sera o correre come una pazza a dire tutto quello che ti salta in testa. La vita è anche fatta di doveri, sappilo, Vittoria. E il primo dovere di una donna, soprattutto di una brava donna, è quello di imparare ad obbedire. Come zia Lucrezia, che per obbedire ha passato la vita accanto a un uomo insopportabile. Vittoria, le regole sono queste. Maria ha almeno il diritto di rifiutarsi. Non credo che abbia alcun motivo per dire di no. Ma nemmeno per dire di sì! Che con brava mano dura mantiene la patria viva, y el pueblo bien corajudo sabe quién es su buen guía, y quién sin seso ni mente porfía al gobernador.
Come va? Bene, molto bene. Va a chiamare Margherita. Non è possibile. E perché? Perché non c'è. Un'amica sta per partorire, non tornerà presto. Bene, dammi due ginepri per riscaldare la notte. Ai vostri ordini, padrone. Sporchi traditori! Andate via! Siate duri con questi bastardi! Più vedere! Andate via! Su, amici, non vi preoccupate, tornate a sedere. Non è successo niente. Tornate ai vostri tavoli, avanti. A quanto pare la notte è già abbastanza calda. La guardia si dà da fare. Fanno semplicemente il loro lavoro. Eccoli qui, come tutte le sere. Chi? Bene, bene. Vedo che sei in vena di festeggiare. Un buon affare e una promessa di piacere. C'è di mezzo una donna, padrone? Sì, la più bella che un uomo possa sognare. L'avevo capito. Non avete bisogno di dirlo. Gli si legge in faccia che ha visto un angelo. E dunque è per questo motivo che brinderemo stasera? Hai avuto una visione, Guglielmo? Può darsi che sia stata una visione. Devo vederla al più presto per assicurarmi che quando la toccherò non sparirà. E se possiede anche una fortuna, ti garantisco che è un vero sogno. Fortuna. Grazie. E molte buone relazioni. Già. Bene, bene. A quanto pare questa ragazza ti attrae sul serio. E pensare che non volevi conoscerla. È vero. Però l'ho conosciuta e non me ne pento. È la prima volta che mi sento più preda che cacciatore. Allora qui si parla di matrimonio, signori. Vieni. Sì, andiamo. Che vi succede? Arrivo io e finisce la festa. Ah, non ti preoccupare. La festa è appena cominciata. Che sta succedendo? Tre mesi ti sembrano sufficienti per annunciare il fidanzamento? Sì, padre. Ne parlerò con tua madre. Ti prepareremo un bellissimo matrimonio. Posso ritirarmi? No, se prima non mi dai un bacio. Padre, voi non avete alcun diritto di farci questo. Vittoria, cerca di misurare le parole. Non dimenticare mai con chi stai parlando. Io non lo dimentico mai, padre. Sto parlando con l'uomo che mi ha raccontato le favole più belle della mia infanzia. Con l'uomo che mi portava a pescare. Con l'uomo che mi ha insegnato ad andare a cavallo e a caccia. Colui che ha dato il mio nome a una stella. Parlo con l'uomo che mi ha insegnato a dire la verità, a difendere la mia terra e coloro che amo, e questo è quello che sto facendo adesso, padre. Io so che dici queste cose con le migliori intenzioni, ma ora non è il momento di difendere nessuno né di lottare contro qualcuno. Vittoria, figlia mia, io so che non sarà facile per te abituarti a questa nuova vita, ma io devo pensare al vostro futuro. E Maria, la nostra Maria, è d'accordo con me, com'è giusto. Sei d'accordo? È meglio che parliate tranquillamente. Vi lascio sola. Dimmi che non è così. Davvero hai accettato di sposare un uomo di cui conosci a malapena il nome? Maria! Maria, hai dimenticato il nostro principe sul cavallo bianco, eh? O quell'uomo che difende la donna amata dai pericoli più crudeli? Maria, i nostri sogni! Cos'è per te l'amore, Maria? Un contratto d'affari! I nostri sogni, hai dimenticato i nostri sogni? No, non li ho dimenticati. Ma sono soltanto sogni. Sogni, nulla di più. All'uomo che è appena uscito da quella porta. Io devo la mia vita. De-
Devo rispettare la sua volontà. Non posso dargli questo dolore. Non ci posso credere, hai accettato. Invece l'ho fatto. Ti sposerai con lui. Sì, Vittoria, sì. Come hai potuto? Vittoria. Vittoria. Vittoria, vieni qui. Tra poco si calmerà, signora. Non è poi così grave. Domenica, non dire sciocchezze. Tu conosci bene Vittoria, sai com'è fatta. Chissà cosa ha combinato questa volta. Ha sofferto e continuerà a soffrire. Di questo sono sicura, quanto è vero che mi chiamo Domenica. Maria. Va tutto bene, figliola? Sì, padre. Allora posso dare la notizia a tua madre? Come desiderate, padre. Carlotta, ho una buona notizia da darti. Maria ha accettato di fidanzarsi con Guglielmo Lynch. E vorrei brindare con tutte voi. Figlio mio. Ti auguro tutta la felicità che meriti. Non ci sarà uomo sulla terra che non invidi quel Guglielmo. Io ti conosco bene, Guglielmo, perché non mi dici quello che hai? Che cosa ti sta succedendo? Niente di male. Al contrario. Avrei bisogno di chiederti un favore. Tutto quello che vuoi. Lo sai che puoi contare su di me per qualsiasi cosa. Io tengo molto a te. Ed è per questo che vorrei chiarire alcune cose, prima che ti vengano riferite da qualcun altro. Cosa devi dirmi? Sto per sposarmi. Ti è successo qualcosa, Domenica? No, niente. A me non succede mai niente. Sento il passare del tempo. Finalmente. Un giorno doveva pur succedere. Mi fa piacere che tu la prenda così. Questo dimostra che non mi sono sbagliato quando ti ho scelto fra tante. E chi è questa ragazza fortunata? Non ha importanza. Vorrei saperlo, se non ti dispiace. Si chiama Maria Tebaldi. È la figlia di... Lo so. Sì. I contadini e il fattore della tenuta Tebaldi vengono spesso a bere qui. Ha molto denaro, quella signorina. Ed è anche molto bella, quanto dicono. Congratulazioni. Però non vedo che favore potrei farti a questo punto. È molto semplice, niente di importante. Volevo chiederti, d'ora in avanti, di essere un po' più discreta. Intendo dire... Ho capito. La bocca deve essere chiusa e le mani devono stare ferme. No. Le mani non devono stare ferme. Allora, quando sarà fissata la data, dovremo scrivere a tua sorella. Occupatene tu, per favore. Io non ho alcuna voglia di amareggiarmi. Oh, perché dici questo, Emanuele? Lucrezia sarà contenta di sapere del fidanzamento come lo siamo stati tutti noi. Maria, tu sei contenta? Se voi lo siete, lo sono anch'io. Io sono l'uomo più felice della terra. E grazie a te, Maria.
Se volete scusarmi, io sono un po' stanca. Adesso vorrei ritirarmi. Ma certo, ritirati. È logico che tu sia stanca con tutte queste emozioni in un giorno per un cuore così giovane. Va pure. La benedizione, madre. Sì, figlia mia. La benedizione, padre. Buonanotte, Domenica. Buonanotte, Maria. Questa ragazza è un angelo. Che il Signore abbia pietà degli angeli. No, Domenica. Che il Signore abbia pietà di noi e faccia sì che Vittoria comprenda. Vittoria, dobbiamo parlare. Non abbiamo niente di cui parlare. Io me ne andrò per sempre da questa casa. Non c'è posto per me in mezzo a tanti mobili inutili e tanti tradimenti. E poi, se devo stare sola per il resto della mia vita, preferisco stare in mezzo alla campagna. Con gli animali, che sono i miei unici amici sinceri. Perché nemmeno un puledro è così traditore. Né una gallina cieca è così stupida. Né un avvoltoio che ha fame è così spietato. E nemmeno... Vittoria. Veramente tu pensi tutte queste brutte cose di me? Proprio adesso che ho tanto bisogno di te, mi volti le spalle. Vittoria, tuo padre, mio padre, l'uomo che mi ha dato più della vita, mi ha promessa in matrimonio a un uomo che non conosco, ma che non può essere malvagio, perché è nostro padre che lo ha scelto. Cosa vorresti? Che dicessi di no? Con quale pretesto? Vorresti che gli dicessi che non lo amo? Forse so che amerò qualcun altro nella mia vita. Forse so dire che cos'è l'amore. Vittoria. Sono la figlia maggiore. E io devo sposarmi per prima. O vuoi sposarlo tu? Pretendi che io ripaghi con il dolore tutto l'amore che mi è stato dato. Per inseguire un sogno che potrebbe non realizzarsi mai. Tu sei la persona che amo di più nella vita. Dimmi sinceramente che cos'è che ti dà fastidio. Io vorrei... Io vorrei che non ti separassi da me. Che non mi mettessi in disparte. Che non mi dimenticassi. E tu cosa desideri? Non vorrei che ti separassi da me. Non vorrei che mi mettessi in disparte.
Non vorrei che mi dimenticassi. Io non ti abbandonerò mai, te lo giuro. Nemmeno io lo farò. E Guglielmo? Guglielmo? Guglielmo vuole essere mio marito. E lo sarà. Io cercherò di amarlo con tutte le mie forze. Però ti assicuro che nessuno potrà mai separarci. Nessuno. Te lo prometto, Vittoria. Il vestito, manca poco al fidanzamento e dobbiamo fare ancora l'orlo. Solo un momento, arrivo. Ah, Guglielmo, eccoti qui. Ti stai preparando per la festa di stasera? Proprio così, padre. Mi sembra un'ottima idea. Non voglio che si lasci niente al caso. Come va l'umore? Bene. C'è una cosa di cui vorrei parlarvi. È importante che sappiate la verità. Si tratta di Maria. Bene, dimmi. Ti chiedo solamente di ponderare le tue parole. Non sono disposto ad accettare una scusa che possa rompere la promessa di fidanzamento che hai fatto a Maria Tebaldi. Non intendevo mettervi in allarme. Non temete, anzi, al contrario. Questa volta non potrete accusarmi di aver disonorato il vostro nome come sempre supponete che faccia. 3 mesi fa mi avete proposto un accordo dal quale tutti potevano trarre beneficio. Parte di questo accordo era che io avrei accettato di fidanzarmi con una ragazza che allora non conoscevo nemmeno. Fortunatamente il tempo è passato e il risultato è stato ottimo. E non lo dico solo perché il nostro illustre governatore si è interessato sempre di più ai nostri affari, ma soprattutto perché, e questa è la cosa più importante, il mio cuore arido si è svegliato dalla sua lunga indifferenza. E volete sapere perché? Perché sento che ho imparato ad amare quella che sarà la mia futura sposa. E ho voluto metterlo in chiaro perché voi avete sempre cercato di impormi le vostre idee. Per me non sarà un sacrificio fidanzarmi con Maria Tebaldi. Direi piuttosto il contrario. Pensando a tutto quello che sento, credo che sia la cosa più bella che mi sia accaduta negli ultimi tempi. Mi sposerò con Maria Tebaldi perché la amo. Io amo profondamente quella ragazza. Non sono riuscita a prendere sonno al pensiero di quello che accadrà stasera. Non ti preoccupare, in fondo è soltanto un fidanzamento. Non parlare come se ti dovessi sposare. Se non sono riuscita a dormire è proprio per questo motivo. Perché so che mi sposerò. Mi sposerò senza amore. Ma ho dato la mia parola. Ho dato la mia parola a nostro padre e questo vale più di ogni altra cosa al mondo. Comunque, ci sarà una festa e questo è bello. La casa sarà piena di musica. E poi la zia Lucrezia ci ha mandato un regalo molto particolare. Muoio dalla voglia di vederlo. Andiamo, Maria, non pensarci più. In fondo, sei solo fidanzata. Puoi sempre cambiare idea. Vittoria, non capisci? Ho dato la mia parola. Mi dispiace. Non arrabbiarti, io volevo risollevarti l'animo, solamente questo. Ti chiedo di perdonarmi. Perdonami. È che sei spaventata. A me non puoi negarlo. Io te lo leggo negli occhi, ti conosco bene, Maria. Vittoria.
Vittoria, non mi abbandonare questa sera nemmeno per un istante. Ho bisogno di avere vicino le persone che mi sono care. Mia sorella, mia madre, mio padre. Sì, lo so. Lo so, stai pensando a loro. I nostri genitori del cuore. Vittoria. Maria, è tanto che ti sto aspettando. Se vogliamo fare l'orlo al vestito, meglio sbrigare. Scusatemi, madre. Avete ragione. Perché quella faccia? Maria, oggi dovrebbe essere il giorno più felice della tua vita. Lo so. Lo so. Oh, che ti succede? Perché sei così triste, tesoro? Perché non sei felice, Maria? C'è dolore e tristezza nei tuoi occhi, in questi occhi che sono i più sereni e più belli del mondo. Perché c'è tristezza, madre? Perché c'è dolore? Oggi prometterò a un uomo che diventerò sua moglie, che avrò dei figli da lui. E che resterò al suo fianco fino alla fine dei miei giorni. Maria, cara, così è la vita. Non devi aver paura, perché questa è la vita. Sì, madre, lo so. Allora forse io non voglio vivere in questo modo. Madre, io nemmeno lo conosco. Ti prego, vieni con me. Adesso voglio raccontarti una storia. È successo più di 20 anni fa, a una ragazza più giovane di te. Questa ragazza viveva a Santa Maria con sua zia. Lavorava tutto il giorno perché voleva aiutare i suoi genitori, che vivevano in un pezzo di terra arido che a stento dava loro da mangiare. Ma per la ragazza erano le persone a cui voleva più bene a questo mondo. Un bel giorno arrivò un giovanotto. Un giovanotto che era venuto a portare del bestiame. La vide. La vide mentre entrava in casa e si innamorò di lei. Riuscì a scoprire chi era e andò a parlare con la zia. Era ansioso, nervoso. Le disse che, insomma, che quella era l'unica donna con cui si sarebbe sposato. La zia credette alle buone intenzioni di quel giovanotto e così prese informazioni da gente che lo conosceva e decise di scrivere ai genitori della ragazza per chiedere loro il permesso di darla in matrimonio. Quando i genitori gliel'accordarono, e soltanto in quel momento, Maria, la zia chiamò la ragazza e le disse: Carlotta, voglio farti conoscere quest'uomo, Emanuele, perché diventerà tuo marito. E così ci fidanzammo e ci sposammo. Maria, io ti posso assicurare che nessuno ha mai amato un uomo come io ho amato tuo padre. Ti garantisco che anche tu un giorno amerai Guglielmo come io amo Emanuele. Te lo giuro. Madre, io non sarò come voi. Io non potrò mai amarlo allo stesso modo in cui voi amate mio padre. Perché voi amate mio padre. Invece io non amo Guglielmo. Figlia mia, cosa dici? Madre, perdonatemi. Io non voglio essere causa per voi di dolore. Però io non lo amo. E sono sicura che non riuscirò mai ad amarlo. No, no, non fare così. Non voglio sentire tutta questa amarezza e non voglio che pensi queste cose. E in questo momento tu sei spaventata. Ma non devi temere. Fidati della scelta di tuo padre. Quello che stai provando adesso è un senso di nostalgia. Nostalgia perché tra poco smetterai di essere una bambina.
e paura per la nuova vita che dovrai cominciare. Ma io sono sicura, Maria, mia piccola Maria. Madre. Io sono sicura che tu un giorno riuscirai ad amarlo. E sono anche convinta che Guglielmo farà tutto il possibile per far nascere in te questo amore. Maria, il giorno in cui ti accorgerai di amarlo, quest'amore non ti abbandonerà mai più. Per favore, ti prego di credermi, devi aver fiducia in me. Perché ti voglio molto bene. Lo so, madre. So quanto mi amate. Madre, contagiatemi col vostro amore. Quell'amore che io non sento per Guglielmo. Vi prego, aiutatemi. Vi supplico. Tesoro, piccola mia. Domenica, hai visto mia moglie? Domenica, ti ho fatto una domanda. Dicevate, signore? Ti ho chiesto se hai visto mia moglie. Sono qui, Emanuele. Mi stavi cercando? Ma che sta succedendo in questa casa? La servitù sembra addormentata. Mia figlia Maria è sparita e mia moglie ha una faccia da funerale. E forse è successo qualcosa che io non dovrei sapere. No, 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 no. Siamo solo molto stanche per i preparativi. È già tutto in ordine. Ah, è tutto in ordine. E Vittoria? Guardate che ora è, ed è ancora fuori con il suo benedetto cavallo. Ditele di venire subito qui e di prepararsi per il ricevimento. Non voglio che mia figlia minore odori di stalla quando arriveranno gli invitati. E per favore, dille di comportarsi correttamente durante la festa. Lo farò senz'altro, Emanuele. Sta tranquillo. Mia piccola Maria. Mia piccola Maria. Domenica. Bambina mia. Domenica, dammi la forza. Dammi la forza, per favore. Conoscete da molto la famiglia De Balli? No, si sono trasferiti da poco. Ah, la loro tenuta è bellissima. Non vedo, ma purtroppo non è ancora avuto modo di visitarla. Mia cugina è tornata dalle nuove e mi ha portato un capelli bellissimi. È molto più bella della nostra. Le salte sono molto più brave. Ho visto un po'. Quel vostro affare è andato in porto? Sì, io vengo da una lunga missione. Sono stato offerto per molto tempo. Quindi, ma nutro delle buone speranze. Sono proprio convinto che riuscirò. Anzi, vedo l'ora di contattare il mondo. Certamente, sei sontuoso. Oh, prego. È un onore ricevervi, Federico, e soprattutto in un'occasione come questa. Anch'io mi sento onorato, Emanuele. Signora, permettetemi di dirvi, col permesso di vostro marito, che questa sera siete più bella che mai. Vi ringrazio, Guglielmo. Signora. Mio caro Guglielmo, siamo tutti quanti in attesa di Maria. Ma sapete anche voi come sono fatte le donne. Sono molto vanitose quando devono farsi belle per una festa. La bellezza di Maria non ha bisogno di essere messa in risalto. Comunque aspetterò con pazienza il suo arrivo.
Mentre aspettiamo Maria, potremmo presentare i nostri invitati a Guglielmo. Sì, mi sembra un'ottima idea. Per prima cosa vorrei presentarvi il signor generale. Il nostro illustre governatore lo ha mandato per rappresentarlo in questa occasione particolarmente importante. Sarà un vero onore. Il signor Federico Lynch. Generale. Buonasera. E suo figlio Guglielmo. Piacere. Buonasera. È un onore. Buonasera. È luminosa e il mio cuore palpita per voi. Vi ringrazio, Guglielmo. Cedermi un primo ballo, signorina Vittoria. Ma sono stato io il primo a invitarvi, signorina Vittoria. Con il vostro permesso, voi mi avete promesso il primo ballo della serata e dovete mantenere la vostra promessa. Non ricordo questa promessa. Con permesso, mia madre ha bisogno di me. Ma anch'io ho bisogno di voi, signorina Vittoria. Mi spiace, non so ballare. Non vi preoccupate, io sono un esperto, posso insegnarvi. Il mio ballo preferito è il minuetto. Qual è il vostro, signorina Vittoria? Non saprei, non ci ho pensato. E poi mi piacciono il pericò, il sielito. A voi piace il sielito, signorina Vittoria? Domenica. Domenica devi andare in cucina a prendere dei liquori e credo che ci sarà bisogno anche di altri pasticcini. Saranno persone molto fini, ma sono anche molto affamati. Domenica. Il tempo ci aiuterà. Tutto si aggiusterà, vedrete. Com'è bella la mia piccola Maria. Sembra un angioletto. Domenica, si può sapere cosa fai qui? Va di corsa in cucina e per favore non parlare. Gli invitati non devono sapere quello che succede in questa casa, capito? Sbrigati. Sono tutte le persone più importanti di Santa Maria questa sera. Presto conoscerete meglio i miei amici. Avremo occasione di riceverli nella nostra casa. Non lo so, però sento che il futuro sarà meraviglioso, Maria. Con voi al mio fianco mi sento fortunato. Vi renderò felice, ve lo prometto. Ve lo prometto, Maria. Maria, perdonami, hai visto Vittoria? Non riesco più a trovarla. No, madre.
con permesso. Dove sarà andata la mia sorellina? Permettete, Guglielmo? Ma prego. Vittoria! Vittoria, dov'eri andata? La mamma ti sta cercando. Ti è successo qualcosa? Non sopportavo più quello stupido che mi ha invitata a ballare. Ancora un minuto e gli avrei sparato con il fucile di papà, te lo giuro. Io non potrei mai stare accanto a un uomo così. Ah, il mio giovane ufficiale. Dove sarà? Ti confesso che l'ho amato fin dal primo momento in cui l'ho visto. Ma Vittoria, come puoi parlare d'amore? L'hai visto soltanto una volta? Invece sì che posso parlare d'amore, anche se ti sembro una ragazzina sciocca. Vuoi sapere una cosa? Quale? Credo che anche tu incontrerai il tuo principe azzurro prima o poi. Anzi, ne sono sicura. Ah, grazie. Vi state divertendo? Sì, molto. Per favore, Carlotta. Sì, scusateci. Con permesso. Sarà meglio che le nostre figlie rientrino immediatamente o non rispondo più di me. Sono sicuro che è tutta colpa di Vittoria. È uguale a mia sorella. Non c'è mai quando serve. Emanuele, che cosa c'entra Lucrezia con quello che è successo? E poi non mi sembra il momento di affrontare un argomento del genere, no? Sì, invece lo è. Per caso ha inviato il regalo che aveva promesso? O un biglietto, qualcosa che possa dimostrare che per lei è importante la felicità di suo nipote? È un egoista. Una donna che pensa soltanto a se stessa. Io non ho fatto niente. Vedete, le guardie mi stanno inseguendo e allora mi sono nascosto qui. Ma perché ti inseguono? Mi hanno accusato di aver rubato qualcosa in una caserma. Ma questo non è vero, io non ho fatto niente. È buio ormai, io devo tornare a casa, mi stanno aspettando. Sei nascosto lì. Dobbiamo assolutamente aiutarlo, è un ragazzo. Io sono un uomo, signora. Ma qualcosa di male avrei fatto se le guardie ti inseguono e sei venuta a nasconderti nel nostro giardino. Non avere paura, noi ti aiuteremo. Io non ho paura, ma devo scappare subito o mi troveranno. Forza, non l'avete ancora trovato, lasciali in capace. Vittoria, per favore. Va bene, va bene. Andiamo, vieni con me. Fate attenzione. Presto, Sani. Corri dalla parte del fiume. Avanti, muovetevi! Non può essere sparito nel nulla, continuate a cercare! Avete bisogno di qualcosa? Posso aiutarvi?